Sospensioni Furlan subito contro riforma della legge Fornero. Ansaldo, FIM, cessione ai Taci e Amara, ma ci sono prospettive. Edilizia, Filca, ripresa ancora lontana, vanno rafforzati gli investimenti. Un saluto a tutti e bentrovati a questa nuova edizione del TG CISL. Serve subito una controriforma della Fornero, la legge sulle pensioni fatta senza il confronto con le parti sociali e a danno del Paese. È quanto ha sottolineato questa mattina Anna Maria Furlan in occasione del Consiglio Generale della Filca CISL, che come sentiremo ha fatto il punto sulla difficile situazione del settore edilizia. La numero uno di Via Po torna poi sulla necessità di correggere gli strafalcioni del governo sul Jobs Act e sollecita tra l'altro l'esecutivo a impegnarsi per i co-co-co delle pubbliche amministrazioni se davvero si vuole far uscire i giovani dal precariato. Ma sentiamo quali sono le priorità che Anna Maria Furlan pone a governo e Parlamento. Una riforma del fisco. E per questo ieri abbiamo depositato in Cassazione una proposta di legge popolare di riforma del fisco. La seconda emergenza è una controriforma della legge Fornero. Una legge fatta senza alcun confronto con le parti sociali, che ha dato danno al Paese e che obbliga ogni lavoratore e ogni lavoratrice, a prescindere dal lavoro che fa, a stare sul lavoro sino a 66-67 anni. C'è bisogno di una controriforma che rimetta a posto le cose, ripristinando la flessibilità in uscita attraverso le quote, ad esempio, ma anche riconoscendo che non tutti i lavori sono uguali. L'intervento che noi chiediamo al Ministro Poletti e al Governo è immediato. Anche perché siamo un paese dove il 50% dei giovani non trova lavoro. Quando avremo davanti tutti i decreti e potremo quindi dare un giudizio complessivo del Job Act, vedremo quali iniziative sono opportune. Per adesso sicuramente c'è un aspetto positivo, che è l'aver fatto costare meno per l'impresa il contratto a tempo indeterminato piuttosto che altre forme contrattuali, parzialmente positivo sullo sfoltimento delle tipologie contrattuali. Il giudizio invece è assolutamente negativo sui licenziamenti collettivi. Con la giornata di oggi arriva a conclusione la scelta assunta da Finmeccanica già nel 2013 con l'approvazione del Ministero del Tesoro e del Ministero dello Sviluppo Economico di cedere il settore dei trasporti, di vendere il settore dei trasporti, e con oggi si chiude il contratto di acquisto fatto da Hitachi, una società giapponese importante e leader nel settore che consolida così la sua presenza nel mercato mondiale. Una cessione amara di un altro asset importante del nostro paese. L'acquisto da parte di Hitachi, di Ansaldo Breda e di Ansaldo STS porta a consolidare in Europa un grande colosso del trasporto, che noi non abbiamo evidenza ancora del piano industriale che ci sarà, che chiederemo ci sia presentato, e che rispetto al quale daremo le nostre valutazioni dopo aver capito la quantità di investimenti che si intendono fare, le garanzie per quanto riguarda il mantenimento dei siti italiani e dell'occupazione, per evitare che questa acquisizione sia l'ennesima cannibalizzazione delle competenze italiane. La situazione attuale dell'edilizia purtroppo non dà segni di ripresa, c'è un rallentamento della caduta e questo ci fa ben sperare nel prossimo periodo. Noi chiediamo però a questo governo di rafforzare gli investimenti rispetto anche alle cose già annunciate, perciò il programma per le scuole, nuove case popolari,
gli interventi antisismici, gli interventi tutela del territorio, gli investimenti per completare le infrastrutture già avviate. Noi chiediamo però che ci sia anche un sistema di appalti che selezioni le imprese, che permetta di tenere lontano la corruzione, di espellere quelle imprese che sono colluse con la mafia e con la criminalità organizzata. Chiediamo imprese che possono dimostrare la loro storia e tutelare, applicando il contratto di lavoro, tutelare i lavoratori. Per noi la tutela dei lavoratori, la vita dei lavoratori sui cantieri passa proprio anche da appalti che selezionano imprese serie. Abbiamo presentato, grazie al contributo di Nomisma, finanziato dall'FNP da Sicilia, una ricerca che fa capire l'opportunità che la nuova legge finanziaria dà a chi possiede la casa e ha oltre 60 anni di chiedere un finanziamento alle banche mettendo come garanzia la casa. L'innovazione di questo strumento, che ovviamente va migliorato, è quella che pur nel chiedere il prestito rimane il diritto all'abitazione e quindi può servire in un momento di particolare difficoltà per la famiglia per avere un finanziamento. Ovviamente la casa poi può essere riscattata sia dal pensionato ma anche dagli eredi. E questo era il nostro ultimo servizio. Per tutti gli aggiornamenti e approfondimenti vi invito a consultare il sito della CISL e quello di Conquista del Lavoro. Grazie per averci seguito, a tutti la nostra più cordiale buonasera.